Benvenuti a questo nuovo appuntamento con un Music Room. Ci apprestiamo anche quest'oggi, come al solito, a chiacchierare di arte e di musica, comodamente seduti nel salotto buono della Casa della Musica. Quest'oggi lo faremo con un artista a tutto tondo, poliedrico, un musicista, un pianista, ma che non disdegna di frequentare anche altre arti, come per esempio la pittura. Andiamo quindi a conoscere più da vicino Gianfranco Fedele. Ciao. Benvenuto. Grazie. Hai messo una A di troppo. Quando ho detto un artista a tutto tondo. In tutti i sensi, dici tu. Gianfranco, tu sei un pianista jazz, ti posso chiamare così? Piano con le offese. No, no. No, perché insomma il jazz vive un po' anche di tanti, non so se chiamarli luoghi comuni, volevo chiedere aiuto a te, insomma. Sì, viene chiamata per esempio non solo la musica classica, musica colta, anche il jazz in alcune sue espressioni. Sì. In alcune sì, diciamo è diventato musica colta a un certo punto della storia, diciamo più o meno verso gli anni 40. Prima era musica proprio popolare, era musica che si suonava nei bordelli, si suonava per strada, così, inizialmente. Ecco. Poi si è evoluta. Poi è diventata, hanno iniziato col bebop, hanno iniziato a fare cose che si, diciamo, che si distaccavano dai gusti del pubblico normale, che dicevano, diciamo prima, è iniziato a fare cose strane, quindi la gente sentiva, oh, ma che cos'è sta cosa? Allora, se non si capisce. In quel caso è jazz, sì. Quando si capisce. Intanto sfatiamo una cosa, il jazzista dicono molti che se la tira, tu te la tiri? Certo, ci mancherò. Allora, è vero? No, dai, lo so benissimo che non è assolutamente vero. Più che altro il jazz, diciamo, come la differenza, che non era, diciamo, l'elemento principale, però c'è l'improvvisazione di mezzo, che anche questo è un po' un mito, l'improvvisazione, che si improvvisa completamente tutto, tranne in alcuni casi, no? Che è proprio improvvisazione libera. Ovviamente ci sono dei paletti, ci sono dei riferimenti, delle tracce, insomma. Però diciamo, la differenza principale, per esempio, dalla musica classica, nella musica classica c'è, diciamo, c'è meno improvvisazione, ecco. È tutto, immagino. Studiato nel dettaglio. Sì, la differenza, diciamo, è che principalmente il musicista jazz che deve conoscere il linguaggio, le strutture della musica, no? Per poter improvvisare, come quando si parla, se noi stiamo parlando non è che abbiamo un testo scritto che stiamo seguendo alla lettera, no? Stiamo improvvisando in questo momento il linguaggio, perché abbiamo appreso la grammatica, la costruzione delle frasi, il significato delle parole. Le basi le abbiamo? Le basi, no, senza basi, no, le basi, tutto dal vivo. Bisogna stare attenti a parlare. Ogni cosa può essere interpretata in modo diverso. E quindi è lo stesso per il jazz. Ma come si arriva? Per l'improvvisazione. Come si arriva al jazz? Magari inizialmente si parte da un jazz più tradizionale, normalmente. Poi magari si, almeno a me è successo così, sono partito dal jazz più anni 50, così anni 50-60, Miles Davis, il Relaxing with Miles Davis Quintet, una cosa, Relaxing, c'erano diversi dischi, una cosa molto leggera, semplice, diciamo, molto sì, di facile ascolto, se vogliamo, no? E poi non la definiresti neanche una musica colta, ma in quel caso, cioè musica, loro non pensavano di fare musica colta, fra l'altro facevano musica immagino ci sia molto studio dietro. Comunque, quanto è importante lo studio? Lo studio è importante, è uno dei due elementi che sono importanti, cioè bisogna comunque, ci vuole una predisposizione ovviamente, un po' di talento, e poi però le devi approfondire, le cose le devi conoscere in qualche modo, se non con uno studio, no, tradizionale o canonico o almeno d'autodidatta, no? Che nel senso che te le vai a cercare tu, ti vai a approfondire, dici, ma questa cosa che cos'è, questa cosa? Un po' come la pittura, la tua pittura. La pittura, vabbè, è un discorso diverso, io è una cosa che faccio. No, perché mi ha colpito per molto. Per conto mio, così, se non ho mai studiato quello nella pittura. Io ho visto dei tuoi quadri, no? Peraltro ne abbiamo uno qua esposto, insomma appeso,
E si fa fatica a pensare, quando si viene a sapere che in realtà sei un autodidatta, cioè non hai studiato, o meglio, non hai seguito una scuola specifica. No, infatti, assolutamente, no, ma niente, cioè mi hanno dato dei consigli, qualche amico mi ha dato dei consigli così su cosa, su che colori comprare, su che tipo di tele, queste cose. Poi, e quindi sei andato lì. Però disegnavo per conto mio, ho approfondito anche il discorso sul disegno, sui chiaroscuri, quelle cose per conto mio. No, per carità, anch'io ogni mattina prima di uscire un quadretto così lo faccio. Cioè, la prima, giusto per... un giorno così, ci metto un casino di tempo a fare queste cose. No, è veramente bello, mi è piaciuta molto la tua tecnica, devo farti i complimenti. Grazie. Non solo questo, perché poi ne ho visti altri e devo dire... Va bene, torniamo alla musica. Tu sì. Sei un autore e un interprete? Cioè tu scrivi le tue canzoni, i tuoi pezzi? Come diciamo, canzoni ne ho anche scritte, proprio canzoni cantate, però non le ho mai utilizzate, ce l'ho là in un cassettino. Di solito sì, scrivo dei brani, delle composizioni, sì, alcune, e poi... Ne sentiamo una? Adesso, subito, così. Subito, c'è un piano qui, casualmente. È vero. Cioè. Guarda, ci sono 88 tasti, credo. Dai, sì. Più o meno. Cosa sentiamo? Allora, adesso io farei più iniziare un paio di cose, diciamo un'improvvisazione, che non, quindi non può avere un titolo. Gli diamo un titolo se vogliamo. Meglio di glielo diamo dopo, però. Ah, lo diamo dopo, poi a seconda di quello che viene. Prima bisogna fidarsi, no? No, sì. Invece dopo sappiamo. Va bene. E poi un altro brano che è preso dalla colonna sonora di un documentario che ho fatto di Antonello Carboni. Ma questo lo sentiremo dopo? No, faccio entrambi, diciamo. Ah, ok. Sì, durano 32 minuti l'uno. Va bene, ci sono già dei cuscini, delle cose. Musica sì, colta, sì, sì. Quando vai a vedere l'opera dura 5 ore, insomma, se è musica colta bisogna avere... Io ci sto, io ho tempo, la serata libera, no? Va bene. Non ho impegni, va no, bene. No, non ho impegni. Ok. Dai, Gianfranco Fedele. Thank you.
Grandissimo. Andiamo a riposarci ancora un po' sul divanetto. Grande, hai parlato prima di improvvisazione, quindi questo brano era parzialmente... No, il primo era proprio improvvisato completamente, diciamo, c'è un'idea ritmica così, per una armonica, però le note che ho suonato erano improvvisate. Parlando di improvvisazione libera, mi dovresti spiegare un po' che cos'è Snake Platform e Improving. Improving. Sono due progetti. Sì, sono due progetti della zona del Cagliaritano, diciamo come base, riguardano l'improvvisazione libera. L'improvvisazione, nel caso di Snake Platform, guidata da un prompter, c'è la figura di un prompter che guida, è un gruppo, diciamo, è un organico variabile. Abbiamo suonato a Sant'Annarresi 2 anni fa, mi pare. Eravamo in 18 a suonare, quindi è una... Contemporaneamente? Diciamo che si formano microgruppi all'interno della cosa, a volte si suona tutti insieme, a volte al momento, diciamo, si formano delle cose, vengono degli input. È interessante anche perché possono avere degli input verso chi guida, anche da parte dei musicisti, no? Tramite dei segnali strani, dei gesti, delle cose. È sempre il solito dare e avere, cioè il solito scambio continuo di... Sì, in quel caso guarda, è molto divertente perché succedono le cose, poi si fanno anche, ce ne sono i segnali che si suona punk in alcuni momenti, che ne so, reggae e così la... Ah, il segno del reggae è che strano però, come mai? Molto divertente, c'è un po' questo luogo comune, a proposito di luoghi comuni, che il jazz è un po'... Vabbè, non dico il paragone, però diciamo che piace principalmente a chi lo fa, no? Ah, certo, non... sì. È autocelebrativo. Esatto, sì. Però in quel caso invece ci si diverte molto, perché mi piace molto a noi, però ci è stato detto che è anche divertente da vedere. Perché, c'è più aggregazione. Sì, sì, c'è proprio casino, succedono delle cose molto divertenti. In Proring invece è un progetto nato in Italia, diciamo, quindi c'è la sezione Sardegna che... praticamente sono una ventina di musicisti che però si incontrano senza aver mai provato, senza essersi mai conosciuti, si formano dei gruppi e si improvvisa completamente, si parte uno e si va, si fa, dove si fa, arriva non si sa. Esatto, sì. L'ultima volta abbiamo suonato a Semini, a Spazio Arca, poco tempo fa, il mese scorso mi pare. Anche quello è molto... Interessante per chi lo fa, almeno è molto piacevole. Poi non lo so, vengono fuori cose atonali, cose storte, strane, diciamo, immagino. Quindi da ascoltare magari uno un po', però non sarà poi sempre tutto bello, perché nell'improvvisazione è un po' come anche nel teatro, cioè a volte vengono fuori delle cose molto interessanti. Ah, sì, a volte sì, magari sì, un po' meno. Certo. Ma se ti assumi dei rischi, è anche quello. Se ti assumi dei rischi, certo. Senti, tu invece fai parte anche di un quartetto, lo vogliamo chiamare così, oppure gli diamo il nome che ha. Sì, Mauro Sicura Corte. E lì la musica è un po' diversa, nel senso che è uno studio, cioè, è molto più strutturata, più ha un'estetica più precisa, diciamo, no? Non è... C'è lo spazio per l'improvvisazione, però all'interno di una struttura già preesistente, diciamo. No? E insomma, con questo gruppo, voi, non quest'anno ma l'anno scorso, se non sbaglio... Un anno fa. Se intendi... Sì. Un anno fa siamo stati in Giappone, proprio a dicembre. Poi siamo stati in Norvegia a marzo, siamo stati in Tunisia e Etiopia, insomma. Adesso sono in programma anche altri viaggi, soprattutto altri concerti all'estero, però ancora non sono confermati, quindi non ne parliamo. Insomma, quindi è vero alla fine che la musica è l'unico linguaggio universale. Com'è il Giappone? Il Giappone è troppo strano. È strano come fai. Cioè, no, strano nel senso che è diverso da noi, quindi per noi... Sì, è molto particolare. Per loro siano strani noi. Però. Vero. Però noi musicalmente? A loro piacciamo molto, gli europei in generale sono fissati con l'arte europea, con la musica, con qualsiasi cosa che venga dall'Europa sono patiti. L'approfondiscono, se la studiano nel proprio... Imparano a memoria, riproducono tutte le cose. Sono quindi è andata bene, insomma, una bella esperienza. Abbiamo fatto due concerti a Tokyo e a Osaka. Oh, come l'hai detto proprio alla giapponese, hai già imparato giapponese. Lo slang. Yeah. Osaka. Osaka. Sì, sono particolari perché uniscono un po'... Cioè,
la cultura occidentale, se vogliamo, no? Però in una maniera declinata, diciamo in una maniera originale, perché in qualche modo conservano la memoria della loro cultura antica, no? Del Giappone, certo. Quindi grandi tradizioni. Sono molto, per esempio, molto educati, molto ossequiosi, fanno sempre gli inchini, attenti a ogni cosa che deve andare bene. Cioè, l'impressione che si ha, per esempio, di Tokyo è di un meccanismo perfetto, che non c'è una sbavatura, funziona tutto incastrato una cosa all'altra, tutto va su un orario preciso, perfetto, tutto pulito, per strada non c'era una cicca, cioè era vietato fumare in strada addirittura, però nei locali si poteva fumare, questa è la cosa che mi ha colpito, racconto sempre perché è un po' strana come cosa, cioè in alcuni locali si poteva fumare anche senza aspiratori, senza niente, invece all'aperto no. Perché ci tengono molto a far vedere, no, che la città è... Tra le due preferirei questa, anche perché anche quelli dove crolla una strada nel giro di una settimana la rimettono esattamente come era prima. Tra, sì, le due forse preferirei anche fumare nei locali qui e avere le strade insomma aggiustate in maniera... Sono, sì, molto, no, più efficienti in certe cose. Tutto, diciamo. Sì, 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 vabbè, alla perfezione. Però musicalmente è stata una bella esperienza, è un bel motivo molto, di, sì, crescita. Sì. Sì, 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 erano, i teatri erano pieni entrambe le volte, sono molto curiosi, ripeto, verso la musica che viene dall'Europa, evidentemente sono molto ben disposti, quindi erano due teatri di 400 posti, più sui 400 posti entrambi pieni, esauriti. È andata molto bene, i tecnici, poi non parliamo, vabbè. La tecnologia là in Giappone ovviamente è al top, no? Ce la insegnano. Eh sì, quindi anche nella musica, anche molti strumenti, anche questa tastiera è giapponese, per esempio, questo piano elettrico. Guarda caso. Quindi era lì, visto che sono nati lì, è nata lì, diciamo, gran parte degli strumenti, delle attrezzature che utilizziamo, li conoscono abbastanza bene questi strumenti, quindi erano... Il supporto tecnico non mancava. No, non c'era bisogno di dire niente. A, diciamo, proposito di tastiera giapponese, dai, cosa gli facciamo suonare stavolta? Adesso faccio un altro brano preso da una colonna sonora di un altro documentario che ho fatto con Antonello Carboni, e poi un brano che abbiamo scritto con Marta Loddo. Ah, ecco. Si intitola L'Ape René, perché L'Ape René. L'Ape René. L'Ape, sì, perché esatto, René. Secondo me, perché in quasi tutto il brano ci eravamo resi conto che si poteva suonare un La, quindi un La perenne, e allora è venuto da La. La perenne. La perenne. Vabbè, siamo così un po'. Sembra. Mi dispiace. È andata così, però. È andata così. A te il piano. Thank you.
Grande. Senti, parliamo invece ancora di collaborazioni. Io t'ho visto collaborare spesso in varie situazioni, non soltanto, diciamo, in, anche accompagnare una lettura, se non... Beh, per diversi anni sì, esiste ancora, diciamo, Anifeana, certo. come associazione culturale, o come parti... compagnia, diciamo, un po' smembrata, diciamo, nel corso degli anni, però... abbiamo fatto diverse cose, abbiamo organizzato anche delle rassegne, un festival era con un'altra associazione, però insomma, molti spettacoli teatrali, musicali. A proposito di Anifeana, mi è sembrato di riconoscere in quel quadro Savina Dolores Massa, che insomma conosciamo Savina. Molto bene. E poi anche parti corali. Alessandro Melis, anche, che era Alessandro Melis, certo. Particolari è un'altra associazione di cui ho fatto parte, che anche quella ultimamente è un po' in stand-by, diciamo, c'è ancora però non è molto attiva. Negli ultimi anni, un anno, due anni, siamo un po'... Però insomma si è cercato di fare qualcosa in Oristano. Insomma, no, ma è stato un festival particolari di arti varie, diciamo. C'era musica, pittura, teatro, letteratura, poesia, un po' di cinema anche. Un po' di era tutto. Molto, sì. È bello questa cosa qui. Poi le collaborazioni, immagino, neanche te lo chiedo. Collaborazioni, bene, nel jazz sono, diciamo, molto... fondamentali. Frequenti e fondamentali, frequenti. Sì, sì, sì. Ma cioè, vedo che tu spazi anche in altri campi, appunto, in quello teatrale... Mi interessano un po' di cose. Sì. Insomma, hai collaborato con tutti? Come non hai mai collaborato? Vabbè, prendiamo atto. scherzo. Ma se vuoi facciamo un brano insieme adesso, non è che... Cioè, se proprio ci tieni, non è che... E che cosa faccio, un brano jazz? Puoi fare un'improvvisazione radicale, radical chic. Bello, sì. No, siamo seri. No, allora, siamo seri. Invece che brano andiamo ad ascoltare adesso? Volevo fare un brano di Giorgio Gaber. Ecco appunto. Sì, un brano strumentale di Giorgio Gaber, ne ha scritti sì, a bizzeffe. Centinaia, sì. Ma sei serio? Ma non è che lo conosci, lo sciamo, cioè non è che tu lo conosci. Ma sei serio? Sì, no. Stai chiedendo a me se conosco lo shampoo? Dai. Cioè, con Giorgio Gaber con me... Io lo volevo suonare, poi se non lo so, visto che hai detto che volevi collaborare, insomma, dai. Ma sei serio? Sì, io un po' me la tiro, però dai, per oggi, dai, te lo consento, dai, ok? Va bene, facciamo. Che ne dici, dai? No, davvero, ma sfondi una porta aperta. Io, no, su serio? Sì, io... Ma senti un po', ma... Dimmi. Ah, Gaber, vabbè, no, ok, dai, va bene. Che ne dici? Come la fai? D'accordo. Faccio in Do maggiore, va bene. Io la faccio in Do diesis, però. No, l'originale è in La vabbè, maggiore. In Do, la facciamo in Do. Beh, non mi mettere, non chiedere troppo, ma in Do diesis è difficile. Senti un po', vabbè. Brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata,
non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, ma quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo. Sì, devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo. Che dici, uno shampoo? Ma sì. Scende l'acqua, scroscia l'acqua calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa. Schiuma soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. Eravamo rimasti alla schiuma. La schiuma è una cosa buona. Già, come la mamma, che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme. Una mamma in bianco. Sciacquo! Dici, seconda passata. Son convinto che sia meglio quello giallo senza canfora. Non mi è mai piaciuta la canfora. I migliori son più cari perché sono anti. Eccola lì, bravo, forse, certo. Schiuma soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa pura, come il pane, è bianca, come il latte,
anche se mica tutti conoscono il valore di queste cose. Ai piani alti, il prezzo, il costo. La schiuma è una cosa sacra, è giusta. È una dolce cascata che ti dà un senso di pace e di benessere, e di pulizia anche, e di pienezza, e di partecipazione. Come un referendum. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. No, giuro che jazz non l'avevo mai fatto. No, vabbè, sì. Un'esperienza. Sì, un'esperienza, un po' traumatizzante, però vabbè. Bello però. Una chiave... Insomma, vabbè, senti, parliamo dei progetti e delle... Allora, a parte la prossima tournée che farai con me, quali sono i tuoi prossimi progetti? Allora, i prossimi progetti sono appunto... No, niente, continuo con Mauro Sicura Quartet, poi stiamo preparando... Quindi ci sono in ballo, come ho detto prima, delle altre cose all'estero, perché è più difficile suonare in Italia che all'estero, paradossalmente, strano. Ah sì? In determinati circuiti, sì, nei festival per esempio, c'è un po', si fa difficoltà a entrare. Sono un po' blindati, diciamo. Sì, per noi. Vabbè, in Italia è difficile fare un sacco di cose, ma anche qui entriamo in un ginepraio, non vogliamo entrare. Sì. E quindi e insomma... Poi ho intenzione di fare un progetto solista in piano solo, diciamo, che non l'ho mai fatto. Per i pianisti, a parte il trio, la formazione dei pianisti jazz, trio jazz... che ho avuto anche in passato, però in piano solo non l'ho mai fatto, quindi mi piacerebbe preparare una cosa così, cioè ci sto già lavorando sì. Poi, a dischi? Ci sono dischi in uscita? I dischi ce ne sono uno che abbiamo fatto con Alessandro Cau, uscito però l'anno scorso, un anno fa, però è ancora nelle librerie, se lo volete comprare, si intitola Camminavo lento in una foresta rossa, si trova a Oristano nelle librerie, poi sembra un film della Vermeuler. Sì. Dal titolo Alessandro Cau, per Alessandro chi non ha... Sbiru, sì. Ecco, Sbiru, esatto. Che è più conosciuto. È già la seconda volta che lo nominiamo qua. Prima o poi dovrò invitarlo. Vero. Sì. Prima o poi. Siamo pochi, diciamo, in queste zone musicisti. Ah, beh, no? Sì, alla fine, alla fine quelli ci si ritrova. Sì. Nei social ci si informa su quelli che sono i tuoi spostamenti? C'è un sito? Hai un sito tuo personale? Oppure no, Mauro Segura? Sì, c'è il vabbè, sì, per il Mauro, però ormai si usa così tutto Facebook. Io il sito anche ho intenzione di farlo, però rimando sempre, sono un po' pigro su queste cose. Però su Facebook le comunicazioni, se cercate, metto quasi tutto pubblico, quindi anche non avendo l'amicizia, oppure chiedendo l'amicizia, Gianfranco Fedele, c'è tutto lì quando succede qualcosa. Diciamo. Va bene Gianfranco, io sono veramente estremamente felice di averti avuto qui come ospite, in questo regalo che mi hai fatto, è stato graditissimo, e niente, ti auguro... Regalo anche da parte tua a me, perché io ho sempre, insomma, ti ho sempre seguito con il tuo lavoro su Gabber. Ecco chi era quello che... Non ti ho mai raggiunto, però oggi ti ho raggiunto. No, grande, No, magari facciamo la tournée. Allora, niente, ti auguro tante cose, visto che siamo anche all'inizio dell'anno, un grande proficuo anno.
Va bene. E ci sentiamo presto e con tutti voi ci vediamo al prossimo appuntamento con un Music Room. Grazie di tutto. Grazie.